Così hanno voluto intitolare l'incontro dedicato al contrasto alla violenza sulle donne gli ex studenti della succursale di Lavorate di Sarno dell'Istituto di Istruzione Superiore Cuomo Milone di Nocera Inferiore. Una giornata forte, con la testimonianza di Maddalena che si è liberata da un amore tossico. E quella poi di Big Mama. Valeria Granozzo, Caterina Vitolo, Aniello Pio Coppola, Anna Giulia Maresca, Rosa Maria Annunziata, Elisabeth Miranda hanno saputo raccogliere messaggi di coraggio con un'iniziativa a cui vogliono dare un seguito. Però dovete pensare sempre a questo. Cosa vorrò fare da grande? È fondamentale, ragazzi. Sì, la conosco da quando ero piccolo. Ho vissuto insieme a lei dei momenti dove ho visto questa violenza, soprattutto questa violenza psicologica, ma sono contento che dopo tanti anni lei è riuscita a dire io sono libera, ma non ha detto solo io sono libera, solo io, siamo liberi quattro persone, quindi lei e i suoi tre figli. Quindi questo è il messaggio che abbiamo voluto dare ai ragazzi della scuola dell'Istituto Cuomo Milone, dove siamo stati, per dire e per sensibilizzare questo dramma che ormai c'è e che tutte le donne però, se ce la fanno, possono dire io sono libera. Poi un'altra testimonianza di un idolo della musica, anche lei, anche da parte sua, una denuncia forte. Sì, un idolo che è Big Mama, che è stata a duettare sul palco di Sanremo 2023, e lei anche ha voluto dire la sua ai ragazzi dell'istituto e ha voluto lanciare questo messaggio di non arrendersi mai e di far sentire la propria voce. Noi ci siamo conosciuti a scuola e facevamo già negli anni delle superiori vari progetti. Allora abbiamo deciso di non lasciare comunque queste iniziative, perché è importante parlare, anche se non si va a scuola, soprattutto crescendo, potendo dare un punto di vista diverso, magari più maturo, che può aiutare anche gli studenti attuali. E gli studenti attuali del momento come hanno risposto a queste testimonianze, ai vostri racconti, alle storie? Noi siamo stati molto sorpresi e molto felici della loro reazione, perché sono stati attenti veramente per tutta la manifestazione, sono stati molto toccati, si vedeva, partecipi, perché poi c'è stato un momento di dibattito e alla fine ci hanno ringraziato veramente calorosamente, quindi siamo stati felici della loro reazione. Alleluia.